Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels. E questo è Orion Trail. Io sono il capitano Paolo e lui è Max La Polena. La Polena, cioè. La Polena, che è meglio della polenta. Come sono Polena? Come sei Polena? Guarda, Orion Trail è un gioco che noi abbiamo già trattato nel semaforo. Yes. Ah, i bei tempi del semaforo. L'altro giorno su Twitch un utente mi ha detto: ma perché non fate, non recensite i giochi su Greenlight? È bello te, sei arrivato. Ciao, ciao Ciccio. Ciao Clash of Ciccio. Orion Trail, dicevo, l'avevamo già trattato sul semaforo. È un gioco che sul semaforo aveva ricevuto un bel semaforo verde. Verde, assolutamente. Verde. Perché che cos'è Orion Trail? Orion Trail è fondamentalmente la storia di una spedizione della prima serie di Star Trek. Sì, fondamentalmente Ma con degli altri personaggi. Esatto. Ok, allora iniziamo a dover fare... È fatto da due parti. La prima in cui costruiamo un equipaggio. Sì. Ok, una pre-creazione dei personaggi praticamente. E poi la nostra spedizione che parte da una stella deve arrivare a quell'altra. Esatto. Ok, allora iniziamo dall'inizio. Delle missioni devono ancora arrivare. Sì. Per il momento ce ne sono quattro. Esatto. Facciamo quelle che non abbiamo fatto, tanto non cambia niente. Tanto non cambia. Un settore di spazio che ha tutte le sue corsie strettamente affollate. Mm-hmm. È una cosa difficile da attraversare. I navigatori lo odiano. Va bene. Allora, iniziamo dovendo scegliere il nostro capitano. Ok? I capitani hanno, tutti i nostri personaggi hanno 5 caratteristiche che sono attacco, tattica, diplomazia, scienza e bravado. E bravado. Oh, bravado. Ogni personaggio in più ha anche una sua biografia molto carina. Per esempio, noi volessimo scegliere Andrew Jensen, ci dice che è uno dei primi Urzan entrare nella Forza Galattica. La pelliccia di Jensen è diventata verde dopo aver bevuto qualche tipo di drink energetico radioattivo per scommessa. Ed è ridicolamente eccitato per avere la sua nave. Ok? Quindi qua possiamo anche cambiare il suo nome, ovviamente. Possiamo mettere il nome che vogliamo e andare avanti. Chiaro. Scegliamo il nostro primo ufficiale. Ok? Il nostro primo ufficiale. Mettiamo che scegliamo Sig Veirin. Sì. La scelta degli ufficiali è centrale per la riuscita delle missioni. Ma io non vi spiegherò quello che ho capito, in maniera che voi possiate divertirvi di più e cercare di fare i vostri esperimenti. Vedete che anche Sigvelrin, nonostante la sua abilità di venire fuori con piani ingegnosi, con una logica senza errori, il luogotenente Rin è conosciuto per la sua impulsività. Il suo forte senso dell'onore guida le sue azioni più spesso di quello che fa la sua mente. Ok, possiamo prendere lei. Ok, poi scegliamo il nostro capo ingegnere. Esatto. Ok, prendiamo, non lo so, Crude Starcrash, che ha le cicatrici, ci piace. ovviamente questo è un gioco che noi non affronteremo così, ma voi quando lo giocherete, metà della bellezza di questo gioco è leggere tutte le descrizioni assurde, tutte le situazioni assurde, tutti i personaggi che ci vengono presentati. Assolutamente. Il terzo facciamo Danalog, così a caso. Così a caso. Ok, perfetto. Allora, a questo punto ci fa vedere la mappa stellare, ci dice da dove dobbiamo partire, dove dobbiamo arrivare. Esatto. Sotto ci fa vedere i nostri protagonisti che hanno dei punti vita, quindi possono venire feriti e quindi morire, e quindi abbassarci le statistiche a seconda di quelli che ci mancano. Esatto. Sopra vediamo quattro caratteristiche essenziali, che sono il numero di persone dell'equipaggio, il quantitativo di unità di cibo che abbiamo, la riserva di cibo, la riserva di carburante e la resistenza dello scafo. Sì. Poi noi ci spostiamo attraverso dei nodi, ok? Che sono questi qua che possiamo raggiungere così, sì, cliccando, ok? Ci dice, nel nodo ci dice che tipo di nodo è e che cosa possiamo guadagnare se ci va bene dentro quel nodo. Quindi, chissà, questo è un dado con un punto interrogativo sopra, carburante o carburante. Perfetto. Ognuno di questi pallini che ci separano dal nodo è un'unità stellare, diciamo, sì, che ci fa spendere cibo e carburante. Qui dobbiamo anche riuscire a procurarci abbastanza cibo e carburante da arrivare alla fine. Chiaro. Sono le cose più importanti. Fagli sentire anche un po' la musica, però. Ah, giusto, bravo. Adesso gli metto anche la musica. Opzioni, metti la musica. Ma no, hai tolto tutto. Ho tolto tutto. Hai tolto tutto. Metti la musica, ho detto. Eccola qua, eccola. Allora, crisi esistenziale. Uno dei tuoi insegni
non è soldati, ma è uno dei tuoi membri delle equipaggio. Grazie. Ha letto troppe filosofia metafisica. Ha iniziato a chiedersi a voce alta se davvero esiste o se forse esiste soltanto lui e tutti gli altri sono figmenti della sua immaginazione. Questo sta mettendo a disagio tutti. Certo. Vedete che noi possiamo affrontare, dare degli ordini per affrontare le crisi. Possiamo affrontarle con una delle tre possibili situazioni che ci, soluzioni che ci propongono. Quindi cercare la probabilità dell'esistenza, fare una sessione di gruppo o fare quello che farebbe Sartre. Esatto. Queste cose sono legate alle nostre statistiche che ci sono sotto. Sì. Le statistiche che abbiamo sotto, più sono alte, più ci danno dei bonus nel riuscire con successo a superare questo problema, questa esatto. crisi. Facciamo un esempio, scegliamo quella su cui abbiamo una caratteristica più alta. Che è bravado. Cosa farebbe Sartre? Cosa farebbe Sartre? Chi meglio emulare che Sartre, che ha avuto problemi filosofici da filosofo? Okay. Se solo sapessi tutto su di lui, oltre al suo nome. In che cos'è che credeva Sartre? Chi è Sartre? È ora di cercare la galattipedia. Esatto. I quattro punti di bonus che abbiamo per quanto riguarda la bravado, cos'è il coraggio, giusto? La spavalderia, ci daranno più trasformeranno questi fallimenti in successi. Esatto. Ok, quindi avremo quattro successi in più. Una volta che schiacciamo engage. E poi genererà un risultato casuale emesso dalle nostre possibilità. Fallimento. Esatto. Quindi ci dice, ti siedi con l'età della ragione. L'età della ragione. E scopri troppo tardi che è il primo libro di una trilogia. Molti giorni dopo emergi illuminato, ma scopri che l'equipaggio è volato dentro un asteroide o due nella tua assenza. E quindi perdiamo tre punti di HAL. Ok, esatto. Di scafo. E andiamo avanti. Lo scopo è riuscire a sopravvivere. Fortunatamente il prossimo ci dà del HAL. Meno male. Speriamo che ci vada bene. Ma nel frattempo succede qualcosa. Riceve un rapporto urgente che molti membri dell'equipaggio sono stati vaporizzati nella stanza del fase della particella radioattive. Puoi notare, ti fai un appunto di spostare da lì il tavolo da ping pong. E chiaramente. Che mi sembra il posto giusto per mettere il tavolo da ping pong in una stanza radioattiva. Certo, e infatti chiaro. Meno due perché meno ti fai due. Ping pong. Casomai non fosse vero. Vedete che man mano che andiamo avanti consumiamo sia carburante che cibo. Esatto. Ok, quindi sentiamo un strano ticchettio arrivare dalla nave. Potremmo portarlo nel più vicino, nella più vicina officina, un posto losco, okay. Da vicolo nel retro della galassia, una grossa lucertola meccanico in salopette. Dice che il tuo nucleo di warp è la cosa più cara da rimpiazzare. Possiamo farlo riparare i nostri ingegneri, negoziare e ingannarlo per farlo riparare gratis. Siamo un po' in crisi perché, come potete notare, abbiamo tutti i numeri bassi. Ci dice anche cosa guadagniamo se ci riesce e cosa perdiamo se sbagliamo. Ok. Quindi bisogna scegliere di fare una roba meno probabile, ma che non ci consumi riserve di cibo, oppure andare sulla cosa più probabile. Adesso per amore dell'episodio andiamo avanti. Chiaro. Ok, decidi di contare sull'addestramento e l'esperienza dei tuoi ingegneri. Gli offri degli snack e altri vantaggi per fare il lavoro bene e in tempo record. Vediamo un po'. I teschio e la stella, che non puoi mai scambiare, sono invece fallimenti critici o successi magnifici. Successo critico, fantastico. Vediamo. Quindi, un po' cosa è successo. La tua crew orgogliosa che gli hai dato fiducia per un lavoro così importante lavora meglio che può per riparare il nucleo di warp. Fai un dance party per apprezzare questa cosa e loro sono impressionati e loro impressionano con le loro mosse meravigliose. E guadagniamo 3 punti di HAL e in più uno dei nostri ufficiali guadagna un punto di scienza e un punto di bravado. E da adesso ci salirà di uno in su. Quassù c'è un'anomalia. Facciamone ancora uno. Facciamone ancora uno e poi. E poi questo è il gioco. Anche se sì, fondamentalmente le la bellezza è esplorare tutto quello che c'è da esplorare. Esatto. Potete vedere che in questa situazione qua noi abbiamo anche quella che è l'attacco dove abbiamo 7. E quindi andare a scegliere 7 ci darà una marea di
di punti in più, rendendo molto difficile sbagliare, ma che non vuol dire che non si sbagli lo stesso. Esatto. Ma è successo, ok, questo è successo normale, quindi fondamentalmente ci darà quello che ci ha promesso, ma può darsi che ci tolga anche qualche cosa, ok? La nostra Alice dirà, vabbè, abbiamo un nostro problema di cibo, quindi adesso dovremmo iniziare a cercare dei posti in cui ci poi ci diano del cibo. Quindi sappiamo che lì c'è del cibo, sappiamo che qua sotto, beh, qua ci possiamo andare con qualunque sia la scelta. Comunque sì, andiamo. Ok, questo è Orion Trail, è un gioco che si ispira ad un vecchissimo gioco che si chiamava Oregon Trail, un gioco noto per essere un gioco che si moriva di peste, di diarrea, di fame, di qualunque roba. Secondo me è uno dei primi giochi narrativi che siano usciti. Sì, sì. Ok, che aveva come centro l'esperienza di fare un viaggio nell'Oregon, non aveva come centro una meccanica vera e propria. Ok. E che dire di altro? Allora, cominciamo con i dati un pochino più curiosi. Ovvero, il gioco costa 9,99€, ovviamente in accesso anticipato. Faccio leggere questa lapide, qui giace Standing Ted, qui Ted sempre in piedi, ironicamente. Qui giace Ted sempre in piedi, per sempre in piedi, perché non c'è giù. Molto carina, sì, ha un umorismo che è fantastico. Rimaniamo con la lapide di Standing Ten. Dicevo che appunto costa 9,99€ al momento in accesso anticipato. Uscirà dall'accesso anticipato, l'hanno già annunciato, il 12 di ottobre. Che esatto. Metterà solo le due missioni che mancano. Sì, secondo me c'è poco da far uscire dall'accesso anticipato. Ma magari poi metteranno anche altre missioni o altre modalità, vai a sapere. È divertente, non è così complicato da giocare, è complicato da masterare, come si dice sempre. Sì, se vi piace il genere, se vi può piacere questa cosa di leggere tutte le fesserie che hanno messo dentro questo Orion Trail, ne vale la pena. Può piacervi, esatto, vi può essere un gioco, può essere un gioco che può piacervi. Il difetto che ha secondo me è che una volta capito come funzionano certi meccanismi, cioè quali sono le probabilità, quali sono le possibili criticità del viaggio, eccetera eccetera, diventa forse un pelino troppo facile. Quindi mi piacerebbe aggiungessero, comunque alzassero un po' il notch, la levetta della difficoltà, in maniera da renderlo un po' più difficile da finire. E così, una volta che se sei un po' analitico, fai un po' l'idea di quali sono le probabilità delle cose che possono andare male e su cosa puoi rischiare, su cosa ti conviene invece andare un po' più sul tranquillo, diciamo che si fa un po' troppo facilmente, secondo me. Però è bello, cioè comunque divertente. Il centro è il viaggio nello spazio, non è il viaggio, non la destinazione. Esatto, c'è una cosa da dire: per i non anglofoni è totalmente in inglese, quindi sono tutte le scritte, tutto il testo, tutto quello che vi capiterà lo dovete leggere nella lingua d'Albione, sì, né più né meno. Io direi che abbiamo detto tutto quanto. Gli sviluppatori sono di Shell Games. Ho sentito quanto costa? 9,99€. 10€. 10€. Sì, anche secondo me, assolutamente, a meno che poi non costi un pochino di più uscito dalla cesta anticipato, ma non mi sembra che vogliono puntare a questo. È davvero prezioso sotto ogni punto di vista, e secondo me giocato con un amico ci si fa anche il doppio delle risate. Sì. Sì, l'avevamo notato sia nel semaforo questa cosa, sia adesso giocando la versione un pochino più completa, e davvero giocato in due fa morire, perché Dire che dico ancora quest'ultima cosa, vai, poi salutiamo. E anche cambiato abbastanza da quando l'abbiamo giocato, sì, nel semaforo, sì, sì. Come grafico, come hanno lavorato non sulla meccanica che funzionava, ma hanno lavorato giustamente su tutto il contorno, sull'interfaccia, sulla varietà, sulle cose, sulla narrativa, su quello che succede. Secondo me è carino. Hanno reso visibile quella randomizzazione, che prima era nascosta. Ah, è vero. E quindi non sapevi in realtà quanto influissero le cose, non sapevi quali erano le probabilità reali. Il fatto di renderla visibile l'ha reso più facile. Perché io posso calcolare le probabilità. Vero. Cioè io improvvisamente ho coscienza di quanto un punto incida sulla mia probabilità di fare cose. Chiaro. Quindi questo ha abbassato di molto la difficoltà del gioco. Se non devo farmi i calcoli a mano, me lo fa vedere. Ma non so, cioè so quanto influisce quella cosa sul tiro, ok? Cioè so che 7 mi aggiunge 7 caselle su 8, 9, 10, 5, su 12, che è una probabilità di X, ok? Certo. E quindi sì, forse ci andava un non soltanto un
rettangolone, diciamo, una tabella per quanto riguarda gli eventi, magari gli eventi un po' più difficili potevano avere più fallimenti. Non lo so, non saprei come alzare la difficoltà se non giocare sui livelli delle cose che ti danno all'inizio, quindi rendere più o meno scarse delle risorse. Però comunque un bel gioco, cioè, mi piace. Ok, va bene, anche per questa puntata abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Dal capitano Paolo e da Max La Polena, ciao! E ci vediamo al prossimo episodio di Unnecessary Pixels. O ci vediamo in live. Ci vediamo in live. Ciao!